propulsore servirà tutta la potenza possibile. Potete pensarci tu e Chuba, è vero? Nessun problema. Ciao a tutti e bentornati qui su Game Sailors. Siamo con Chuba, Han Solo e il nostro Finn in missione per raggiungere la Starkiller, questa nuova morte nera, definiamola così, in cui appunto diciamo la resistenza si è dedicata per distruggerla. In pratica bisogna distruggere questa Starkiller cercando di evitare ulteriore distruzione nell'universo. L'equipaggio sanno il fatto loro. Come al solito noi siamo qui, stiamo dando un'occhiata alle varie cose da fare, da vedere. Qui ci servirebbero 30 mattoncini d'oro, non li abbiamo ancora tutti e quindi non possiamo far nulla. Ovviamente ciò non ci impedisce di continuare la storia, perché la storia, grazie al cielo, è slegata dai mattoncini e potrà essere giocata normalmente proseguendo e seguendo tutti questi mattoncini, questi gettoni trasparenti, che come sempre fungono da traccia da seguire. Ci muoviamo verso questa direzione, entriamo qua dentro, eccoci. Reindirizza l'energia da sistemi non essenziali. Ci sono quindi dei sistemi non essenziali, indirizzeremo tutta l'energia verso i propulsori. Vediamo un po', qua tanto tiriamo questo gancio con Finn. Prima montiamo a sinistra, eccolo, una volta che abbiamo caricato montiamo al centro, eccoci, e una volta montato al centro poi montiamo a destra. Dobbiamo fare in fretta perché livelli energetici buoni. Ok, altrimenti l'energia scende e non si riesce ad attivare quello che vorremmo. Continuiamo di qua, seguiamo sempre la nostra scia di mattoncini e ci troviamo direttamente qui alla mappa della galassia e ci possiamo dirigere quindi alla base Starkiller per iniziare il capitolo 8, il sabotaggio della Starkiller. Ovviamente lo facciamo partire e partirà la nostra solita storica musica di John Williams, capitolo 8, il sabotaggio della Starkiller, ossia la base dei cattivoni, la base del primo ordine. Starkiller, ve lo dico così perché è una nozione che quando l'ho scoperta è stata interessante, doveva essere il nome originale che George Lucas diede a Luke. In realtà, invece che Luke Skywalker, si sarebbe dovuto chiamare Luke Starkiller. È stato riutilizzato questo nome proprio per dare un nome piuttosto minaccioso, appunto, alla nave dei cattivi. Dopo aver avuto la conferma che la loro base delle operazioni è il prossimo obiettivo della Starkiller, la Resistenza mette in atto un piano disperato per distruggere l'immensa superarma. Incapaci di sorpassare gli scudi difensivi intorno alla Starkiller, Han Solo, Finn e Chewbacca tentano un audace piano di infiltrazione. Questa è questo è il piccolo prologo, il piccolo riepilogo di quello che succederà in questo capitolo 8. Uno dei capitoli finali, direi, dovrebbero essere 10 in totale, i capitoli che si rifanno alla storia del film, ma poi, come vi ho già detto in altre occasioni, non dimenticate che ci saranno altri livelli, invece inediti, che si sbloccano utilizzando i mattoncini d'oro che avremo recuperato. Qualcuno l'abbiamo già sbloccato, andando avanti ne sbloccheremo altri. Velocità luce. Chuba sta pronto. Toshaka Brando! Ci siamo portati via uno Stormtrooper che stava giocando a minigolf, ma siamo atterrati, più o meno, mettiamola così. Olè. Davvero hai freddo? Il tunnel di allagamento è oltre quella cresta, entreremo da là.
Ok, quindi qui dovremo cominciare a... a muoverci. Non basterà una mano di vernice per ripararlo. Prendi sentinella! Beh, il blaster ce l'hai, no? Vediamo un po' qui che cosa possiamo cominciare a costruire intanto. Qui abbiamo un aggeggio che salta. Non è chiarissima la sua utilità. Doveste dirlo a me. Perché continua a rilasciare monetine, ma non è, non mi sembra che abbia chissà quale scopo particolare. Vediamo un po'. Intanto possiamo colpire questi droni. Ok. E tanto eliminiamoli, che non servono a nulla. Dopodiché, riesce a tagliare lì. Qui utilizziamo la nostra spada laser. Eccolo qui, un bel rotondo. E vediamo cosa esce. Qui abbiamo dei pezzi, ma manca ancora qualcosa. Vediamo un po' se in questo caso... Ok, possiamo usare il rampino di Han Solo. Sai cosa costruire. Altri pezzi. E stavolta cominciano a saltellare, che vuol dire che qualcosa di buono da costruire lo abbiamo. Ci salti tu. Viene giù un laserone. O meglio, sembra essere un laserone. Vediamo se è vero. Sì, lo è. Ok, ci siamo un po' sopra in modo tale che lui faccia il suo lavoro. E dopo aver fatto un bel buco, prendiamo il nostro Chube con le sue bombette e via. Piazziamo un bel detonatore termico e ci liberiamo la strada. Passiamo qua sul crepaccio, pian pianino. Ok. Dobbiamo salire lassù. Questa l'abbiamo cuccato al volo, così impara. Tiriamo tutti e due con Han e Finn il, diciamo, questa struttura, che poi ci permette anche di creare una scaletta e quindi di salire. Qua vedo due belle maniglie che serviranno al nostro amico peloso. Eccolo lì. Abbiamo avuto anche il rallenti. Magari evita di ruggire finché non siamo fuori dalla zona valanghe. Là, attenzione a non cadere. Ed eccoci arrivati. Ricorda, non devi aspettare che sparino per primi. Vediamo un attimo, perché qui vorrei colpire questo malefico drone. Ok, preso. Vediamo un po' cosa possiamo costruire. Allora, iniziamo qua. Un pupazzone di neve. Fa molto Natale. Ma che ci permette di saltellare qua sopra. Non è stata una grandissima idea perché quelli ci sparano contro, ma è stata notevole perché ci siamo beccati un altro bel mattoncino rosso, che sono quelli rarissimi, che in realtà in questo Lego Star Wars sono un po' meno rari del solito. Ci sono stati dei giochi Lego in cui non ne abbiamo mai visto uno, neanche a pagarlo oro, fin tanto che non si utilizzava il gioco libero. Qui invece già due o tre sono saltati fuori e quindi hanno permesso appunto di, quantomeno, di far la conoscenza dei mattoncini rossi ad alcuni giocatori magari più nuovi, che non hanno mai avuto il piacere di capire anche solo di sapere anche solo l'esistenza di questi mattoncini rossi, che in realtà sono davvero molto utili, specialmente per ottenere diciamo dei trucchi specifici, o anche proprio per ottenere molti più gettoni di questi, diciamo quelli con cui poi si possono comprare i vari oggetti Lego. Allora, qui abbiamo costruito una grossa calamita e bisognerà colpire due bersagli. 1, 2. Vediamo cosa succede. Si apre una porta.
ci mandiamo Finn perché ha la spada laser e quindi è l'unico che può aggrapparsi. Giusto? Forse no, forse ho sbagliato, aspetta, eh. Ok, eccoci. Ok, facciamolo saltare. Olè. Qui abbiamo... viene lanciato un rampino che quindi dovrebbe portarci dall'altra parte. Guardiamo anche se c'è qualcosa qui. Direi di no. Ok, usiamo il rampino. Siamo arrivati al di là dello scudo e già che ci siamo facciamo quindi fuori questi due salami di Stormtrooper. Qua ci manca qualcuno ancora, vediamo un po' chi potremmo utilizzare. Teoricamente BB-8 o addirittura un Ewok ci viene suggerito, ma non lo abbiamo, non abbiamo nulla di questo. Quindi distruggiamo, per ora limitiamoci a distruggere questo, questa barriera, questo scudo che teneva al di là Han Solo e Chewbacca, e si riparte. Qui vediamo cosa esce fuori, abbiamo un albero di Natale. Vista la neve hanno pensato di addobbare la Starkiller con una serie di oggetti molto natalizi. Qui abbiamo buttato giù tutto un radar che ci servirà per creare una multibuild che però io punterei prima qua sulla sinistra. Ok, vediamo cosa succede, se succede qualcosa. Forse no. Allora proviamo a costruirne un altro. Partiamo da qui. Ma prima ci serve l'energia. Allora, ci servirà l'energia, quindi niente. Quindi proviamo invece allora qua a sinistra. Vediamo di utilizzarla. Per deviare l'energia. Ok, mentre parte questa pallina bisogna muoversi immediatamente e creare questo secondo dotto che appunto poi permette all'energia di passare e di aprire anche questo sportellone. Sì! Che in realtà è uno sportello grande. È un mix tra portellone e sportello. È uscito sportellone. Vabbè. Creiamo il nostro Stormtrooper con una sorta di gira la moda molto molto banale. Stai tranquillo, le cose si faranno interessanti lassù. E ora si entra. Credo, viene giù, sì. Abbiamo un ascensore. Qui si creano pupazzi di neve di Darth Vader. E noi siamo arrivati dall'altra parte. Siamo quatti quatti. Vediamo di non farci beccare. Anche se in realtà possiamo fare tutti i danni che vogliamo. Bene, vuol dire che non cercheranno qui. Qui abbiamo un gigantesco Fon. Oddio, no! Abbiamo fatto cadere un sacco di neve sulla testa di quei due salami che stavano creando il loro Darth Vader di neve. Proviamo ora qui, vediamo di costruire qualcos'altro. Cos'è? Una super fionda. Va bene, carichiamo la fionda. Attenzione, via. Ale, giù di sotto, perfetto. Vabbè, niente, qua non credo serva altro, possiamo proseguire. Ci muoviamo ancora un po'. Saltiamo giù. Ti servirà un po' d'aiuto. Nessun problema. Qua abbiamo quella fuga tossica, possiamo far passare il nostro Finn che ha sempre la sua mascherina in tasca. Attenzione! Qua questi fanno tiro al bersaglio.
chiesa. Mi raccomando, non bisogna passare, è abbastanza autoevidente, su questa linea rossa, perché è quella del fuoco, in cui appunto si può essere colpiti. Vediamo invece di fare qualcosa qui. Ok, qua ci serve Chube. Prima di lui però vediamo cosa possiamo combinare. Magari qua sotto. Ok, questi li salutiamo. Vediamo cosa montiamo qui. Ok, una bandierina della resistenza. Diamo una bella girata alla manopola appena inserita. Grazie. E qui direzioniamo altrove il passaggio, quello del gas. Abbiamo in pratica disperso il gas e permesso così a Chube e Han Solo di salire. Ok, qui abbiamo fatto cadere anche Chube, pazienza. L'importante è portarlo qua sotto. Eccolo che arriva. Stavolta cerca di non provocare una valanga. Olè. Tiriamo via tutto. Vediamo cosa possiamo costruire. Abbiamo costruito una navicella spaziale. Uno speeder minuscolo in miniatura, che un po' come ha fatto con gli AT-AT su Hot, appunto fa girare continuamente questo cannone laser. Ora quando lui non ci guarda noi corriamo e via. Torniamo da Finn. Qua utilizziamo il nostro rampino e andata. In realtà ci servirà Han Solo. Dov'è finito? Eccolo che torna. Olè, perché ha dalla sua il suo binocolo con cui dovremo vedere le varie cose. Puntate qui. Vediamo cosa esce fuori. Il fatto che non sia uscito fuori nulla mi preoccupa un po'. Vediamo ora. Ok, non so perché prima non avevamo visto il bersaglio. Olè. Qua siamo tornati indietro, ma non dovevamo. Scende l'acqua, crea un muro di ghiaccio e quindi possiamo farci seguire anche da Chube. Ho preso le razioni, mi faccio due uova strapazzate, almeno credo che siano uova. Non puoi farlo! Certo che sì, vedi, ho una padella. Spegni quel fuoco! Dai, aiuta! Ok, si tira. E dopodiché con il nostro Chube una bella bombetta. Ullala, che buco! Non pensavo così tanto. Ora vorrei aver portato. Abbiamo incontrato questi tre qua che si volevano fare un omelette, da quello che ho capito. Quello spiato al centro sarà il nostro mezzo. Se riusciremo ad aprirlo. Le catene lassù sono collegate allo spiato. Vediamo un po', facciamoci un giretto in questa zona perché dovrebbe esserci qualcosa di interessante con cui interagire. Ok, niente bombe, abbiamo capito. Qua serve Finn. Andata. Costruiamo il nostro, eccolo qua, il nostro Stormtrooper. È uscito una specie di sonda che però possiamo utilizzare per costruire qualcosa. Allora, partiamo da sinistra. Andiamo qui. Ok, ora anche l'altro. Ok, Finn rimane attaccato. Distruggiamo quest'altro. Facciamo nuovamente un trampolino. Lo facciamo dall'altra parte. Ok, siamo anche diventati vero Jedi, perfetto. Lascia perdere, ho indovinato.
Spero che non ci sia un Dianoga là sotto. E qui, vabbè, già che ci siamo, montiamo anche questa bandierina numero 3. Una mi sa che ce la siamo persa, ma pazienza. E poi scendiamo. Rapporto. Arma carica fra 15 minuti, signore. Che mansioni avevi qui? Servizi igienici. Servizi igienici? E come sai disabilitare gli scudi? Non lo so. Sono qui per cercare Ray. Contano su di noi. L'intera galassia conta su di noi. Solo qualcosa ci inventiamo. Useremo la forza. Non è così che funziona la forza. Non sei un po' basso per essere un assaltatore? Gli scudi. In realtà ho un'idea. E siamo all'interno della Starkiller, dove appunto dobbiamo abbassare gli scudi. Ci facciamo il solito giro di distruzione indiscriminata. Ma sì, tanto vai, tanto la Starkiller non è mica mia. E a questo punto, tanto per distruggerla in un modo o nell'altro, chi se ne frega. Andiamo avanti. Bisogna agire così. Prima si costruisce sulla destra. Finn sale lì, Han Solo sale qui. E dopodiché, ok, lo appendiamo in questo modo. Si distrugge questa zona, quella che abbiamo creato prima, e andiamo qui al centro. Con Chewbacca tiriamo, diamo energia, e Finn si sposta in questo modo. Ok, nuovamente con Chewbacca lasciamo. Torniamo a Finn e arriviamo qua sopra. Ok, sberloni. Vediamo un po', lì tanto abbiamo creato qualcosa, ma vediamo prima di tagliare con la nostra spada laser qua. Venuto giù tutto. Bellissimi gli stormtrooper alle terme. Mi dispiace quasi, stavano tanto bene lì, che quasi sono dispiaciuto di avergli rovinato il pomeriggio. Ah, vediamo un po'. Qua possiamo creare, vediamo un attimo, Stormtrooper. Ah no, mi mettono una maschera da Stormtrooper. No, non ero così interessato alla faccenda in realtà, ma vabbè. Proviamo invece ad andare qui. Qui abbiamo un trampolino. E dopo aver preso il casco, ce ne andiamo qui e possiamo effettivamente farci scambiare per Stormtrooper. E quindi avere l'accesso alla base. Alla base, o meglio, a quest'altra zona. Noi entriamo con il nostro caschetto in testa. Qui c'è un pallone. Vediamo se, come succedeva anche già in Lego Marvel Avengers, se facciamo gol, cosa succede. Petardi, petardini e via. Niente di particolare, ok. Non sapevo se ci sarebbero state cose molto più spettacolari. Ok, qui abbiamo una sezione sparatutto invece. Ci becchiamo anche una sezione sparatutto. Ce ne andiamo verso le nostre barriere, le nostre coperture. Abbiamo anche un po' di bersagli da colpire, vedo. C'è un drone lassù in cima. Tanto questo lo colpiamo così. La testa secca a sinistra è troppo riparata. Bisogna stare attenti, giusto?
Ok, quello non si può distruggere. Vediamo di muoverci un pochino. Tiriamo giù tutto. Vai, olè. Vediamo di colpire. Olè. Vediamo Ciube. Qui tiriamo qualche bel detonatore termico. Così da distruggere tutto. È il colpo. Posso salire. Ora abbiamo un'altra zona, eccoci che arriviamo in automatico. Portiamo qui Han Solo perché abbiamo bisogno del suo... Eccoci, del suo binocolo. Vediamo cosa ci tira fuori. Allora io scappo di qua. E Finn, vediamo un attimo dov'è, andiamo di acchiapparlo. Facciamolo muovere anche lui di qua e vediamo di... La sta combinando, mi piacerebbe saperlo. Ok, non era semplicissimo agganciarlo. E abbiamo completato questa fase sparatutto, nonostante ci siano ancora un sacco di stormtrooper da sistemare. Evidentemente la cosa principale era risolvere quella situazione e poi darci dentro con la spada laser direttamente. Facciamo prima. Poi ne arrivano altri. Ok, Ciube tira la leva. Olè. Stapum. Via tutto. Qua abbiamo il generale Phasma. Capitano Phasma, scusate. Non mi avevi detto che eravate grandi amici, Finn. Qui dobbiamo distruggere un po' di cattivoni, ma vediamo dov'è finita. Si è spostata là dietro. Ruve, guarda! Colpirlo con dell'esplosivo da qui. Oplala. Una bella granata. E una, un colpo è andato. È troppo tardi. Non impedirete alla base Starkiller di sparare. Ora vediamo dove va questa volta la nostra amica. La resistenza potrà essere spazzata via per sempre. Questa spara, ma anche in questo caso viene fuori il pannello da distruggere con una bella granata di Ciube. Altro colpo andato. Dovrebbe essercene ancora uno. Di solito ce ne sono sempre tre. Qua cosa sta prendendo? La Peppa ha preso tutto un aggeggio incredibile. Passiamo a un personaggio con dei colpi un po' più rapidi, visto che sembra che dovremmo colpire questi bersagli. Via, nascondiamoci però, perché questa picchia di brutto. Facciamo che passi di qua. Via. Aiuto.
cambiato al volo. Un po' un trucco Lego, un po' vecchio, ma spesso funziona. Ok. Qua potremmo essere messi un po' maluccio per colpa del... Ok, forse proprio sul finale siamo riusciti a non farci... a non perdere la nostra medaglia d'oro. Mi chiamo Finn e comando io. Ora comando io, Phasma. Fallo. Non sarai così stupido da pensare che sarà facile. Non sono d'accordo. Ora ti faccio saltare quel secchio. Abbassa gli scudi. Che si fa con lei? C'è uno scarico dei rifiuti. Un compattatore. Sì, che c'è. Non mi toccare, ma come osi? E terminiamo così il sabotaggio della Starkiller. Un livello un po' stealth, un livello un po' puzzle, anche questo, come quello di prima, ma un livello anche piuttosto vario, diciamo, tra quelli che abbiamo giocato ultimamente, forse uno di quelli un po' più vari. L'unica cosa che gli mancava forse era giusto una sezione aerea, che non poteva esserci per ovvi motivi, visto che dovevamo infiltrarci in una costruzione al chiuso, ma per il resto era praticamente tutto presente. Tutte le buone cose di questo Lego Star Wars Risveglio della Forza c'erano tutte. Arriviamo alla solita schermata dove vediamo le cose che vengono sbloccate, personaggini, abbiamo Han Solo, il soldato artico, che servirà anche per alcune cose che abbiamo visto prima, un pilota. Insomma, i soliti classici personaggi. Come vedete ce ne sono ancora un bel po' bloccati. E abbiamo tra l'altro sbloccato un nuovo livello, Guai su Taul. Una di quelle storie che vivremo dopo aver completato i filmati e dopo aver completato la storia principale del titolo. Sperando che il video vi sia piaciuto e che vi stia divertendo, vi stia appassionando durante questa estate 2016, io vi ringrazio per essere stati con noi, spero che anche questo video vi sia piaciuto, vi abbia divertito. Noi ci vediamo presto con i prossimi filmati, con i prossimi livelli, e arriveremo poi entro fine agosto alla fine di Star Wars, giocato anche nei livelli, diciamo quelli originali, quelli inediti, non specifici sulla storia del Risveglio della Forza. Grazie ancora e a presto, ciao a tutti!